mi aspetto di trovare magari un po' più di continuità che non ho avuto a Venezia, però comunque lì c'era un bel tifo. Sono arrivato a una partita contro Alessandria e comunque ho ritrovato di nuovo un bel tifo, anzi uno stadio gremito, bellissimo. E ti ho detto, mi aspetto di trovare magari un po' più di continuità se riuscirò a meritarmela. È un pubblico importante come è stato quello contro Alessandria. Guarda, una curva così piena è stata una cosa spettacolare. Penso che anche in campo si sia visto che i giocatori ne hanno beneficiato. Quindi spero che il seguito sia sempre così tanto e che non sia stata una partita isolata. Se ci dovesse essere così tanto seguito, i tifosi ci daranno una grande mano per il nostro obiettivo. Sì, ho iniziato alla Sampdoria, ho fatto tutta la trafila delle giovanili, tranne mezzo anno alla Spezia, dove sono andato in prestito. Dopo l'ultimo anno di primavera sono stato anche nelle nazionali giovanili. Dopo l'ultimo anno di primavera ho scelto Venezia perché comunque ripartivo da un progetto importante con un direttore importante come Perinetti. E nulla, abbiamo vinto il campionato, è andata bene. L'anno scorso sono stato riconfermato, cioè quest'anno sono stato riconfermato. Ho iniziato l'anno bene, comunque giocando due partite da titolare, un'altra in coppa sempre da titolare. Poi comunque ho trovato un po' meno spazio perché nelle squadre così importanti magari sono privilegiati dei giocatori con più esperienza, con più partite, come ci può anche stare che sia. E a gennaio ho fatto questa scelta di andare via. Comunque penso di essere venuto in una piazza importante come Arezzo, con un tifo del genere, con un mister, una squadra del genere, un direttore del genere. Quindi non mi sento di aver lasciato nulla per strada, cioè di aver perso niente, anzi magari di aver guadagnato un po' di spazio se riuscirò a ritagliarmelo. Io ho scelto il 23, come diceva Simone non ce n'erano tanti disponibili, quindi è stata una scelta abbastanza obbligata, però dai, sono contento.